C'era grande attesa per la prima gara di campionato del girone F di seconda categoria. Di fronte due squadre, la Belfortese di Mister Casoni, dall'altra parte il Sarnano di Francesco Fede. Entrambi i tecnici sono anche giocatori. E allora andiamo a vedere le formazioni scelte dalla Belfortese: Frascarelli, Carteghini, Pietrangeli, Casoni, Pazzelli, Biondi, Frapiselli, Quadraroli. Poi troviamo con il numero 9 Tarquini, Atti, Tallà, De Ronzi. In panchina Tiberi, Battellini, Micucci, Tabarretti, Pierluigi, Coperchio e Tartari. Risponde l'11 del Sarnano con in porta Mandozzi, Pallotta, Squecchi, Girolami, Sebastianelli, Cappelletti, Torquati, Zega, Massucci, Marani e con il numero 11 Francesco Fede. In panchina Pennesi, Pier Gentili, Alessandrini, Rocchi, Mariselli, Guglielmi e Pirrozzi. Arbitra l'incontro il signor Cipolla di Fermo. Tutto pronto, calcio d'inizio per questa partita. Battono gli ospiti con Marani. La gara al sesto minuto ha già il primo sussulto, punizione per la Belfortese. Quadraroli lancia in aria, due difensori del Sarnano si ostacolano, Pietrangeli infila Mandozzi, ma l'arbitro, il signor Cipolla di Fermo, annulla per un presunto fuorigioco. Con l'immagine andiamo alla sedicesimo, punizione di Marani da 20 metri, Frascarelli si esalta deviando in calcio d'angolo. 22esimo, rete, e l'azione parte, si sviluppa sulla fascia destra, Frapiselli, cross tagliato al centro e Tarquini di destro infila Mandozzi, il vantaggio per i padroni di casa. 26esimo, punizione per il Sarnano, Fede mira l'incrocio ma Frascarelli a volo d'angelo toglie la palla sul set, veramente una gran bella parata. 31esimo, Sarnano in contropiede con Massucci, lunga galoppata, arriva in aria, entra, calcia di destro, Frapiselli tocca con la mano, ci mette istintamente il braccio e la palla va a colpire la traversa. Dopo 45 minuti si va negli spogliatoi con la Belfortese in vantaggio per 1-0. Le immagini che stiamo vedendo sono della ripresa con la Belfortese che dà il via a questa seconda fase di gioco. Al 53esimo però arriva il raddoppio, lungo rinvio di Mandozzi, Casoni di testa subito per Tarquini che fa il velo per De Ronzi che supera Sebastianelli in rapidità, entra in aria e di sinistro batte per il 2-0 il portiere del Sarnano. 61esimo, ancora un calcio di punizione per il Sarnano e Marani sulla palla, la difesa respinge, Girolami prova da fuori, palla che innocua, arriva fra le mani del portiere Frascarelli. Ora siamo al 69esimo, punizione di Quadraroli, sempre presente sull'azione, palla in aria, il difensore salva deviando in calcio d'angolo. All'83esimo arriva il gol del 3-0, la compagine di Mister Casoni con Quadraroli che batte il calcio di punizione, palla in aria, Frapiselli irrompe e calcia al volo gonfiando la rete per il 3-0 che sarà poi il risultato finale. C'è ancora un'altra emozione all'88esimo, spiovente in aria nella zona della Belfortese, nell'area della Belfortese, Frascarelli smanaccia, non colpisce bene la palla, va sui piedi di Marani che non ne approfitta. Ci saranno ancora 4 minuti di recupero, dopo il 90esimo non succederà nulla, la Belfortese
Fortese esce fra gli applausi del pubblico locale, batte il Sarnano per 3-0. Dunque parte bene la Belfortese di mister Casoni per il Sarnano. Alcune cose da rivedere, anche se dobbiamo dire che sulla sua strada ha trovato un grande Frascarelli che ha schiuso tutte le azioni più pericolose.